è dal 2013 che le associazioni che oggi hanno presentato il manifesto di cui abbiamo parlato in conferenza stampa denunciano il problema degli PFAS. Ormai l'evidenza scientifica è innegabile, queste sostanze sono dannose per la salute e creano un danno ambientale, un danno sociale e un danno sanitario. Anche la negligenza che abbiamo visto sul livello regionale, penso a Luca Zaia che aveva promesso 8.000 carotaggi e ne ha realizzati solo 87, noi dobbiamo rispondere con un'azione completamente opposta in Parlamento. Per questo le forze di opposizione hanno presentato diverse proposte di legge per la messa al bando della produzione di PFAS e abbiamo intenzione di portare avanti questa battaglia in tutte le sedi parlamentari. Si parla di messa al bando tout court, quindi non semplice limitazione dei quantitativi minimi, massimi per litro, sì, no? Sì, si parla di messa al bando tout court perché non c'è, credo, spazio per formule mediate in questioni che riguardano la salute della collettività e delle comunità.